Scorsi una signora vestita di bianco, indossava un abito, un velo bianco, una cintura blu e una rosa gialla sui piedi. Queste le parole semplici della piccola Bernadette Soubirous dopo l'incontro nella grotta di Massabielle con la Vergine Maria. E ogni anno, l'11 febbraio, si celebra la prima apparizione dell'Immacolata Concezione a Lourdes, a Barletta presso la Basilica del Santo Sepolcro, e l'occasione di grazia per riunirsi quale comunità innamorata del Cristo e della Mamma Sua. Tante le celebrazioni eucaristiche che hanno cadenzato la giornata di fede. Nel pomeriggio la recita del Santo Rosario, a seguire la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giovan Battista Picchieri, arcivescovo di Trani Barletta Biceglie, poi la solenne processione eucaristica snodatasi per le vie della città. Nella piccola Lourdes della Basilica del Santo Sepolcro si sono verificati fenomeni di fede eccezionali, perché la devozione a Maria provoca la conversione del cuore. La gioia di sentirci figli amati, salvati, purificati e redenti dal Figlio fa sì che questo concorso di popolo ritrova la sua carta d'identità di essere cristiani, credenti e credibili intorno alla madre del Figlio. La gioia poi di ritrovarci con gli ammalati, ed è un dono che Dio dà a ciascuno di noi nell'accompagnare questa realtà, questo pianeta della malattia che ha bisogno di tanto conforto, ma soprattutto di preghiera. E la Madonna ce l'ha insegnato nell'apparizione. Ha chiesto a noi proprio preghiera e la conversione dei peccatori. Questo momento di fede che la parrocchia, attraverso questo concorso di popolo, ha vissuto, è un segno di benedizione e di protezione materna da parte della Vergine Santa di Lourdes.